Alla fine Carlo Mazzone ha reagito nel vecchio modo, una sfuriata coi giocatori negli spogliatoi ostinatamente chiusi, una glaciale fuga verso il pullman del Lecce, rifiutando ogni contatto coi giornalisti. Cose già viste, specie dopo una sconfitta. Sarebbe stato interessante invece conoscere il parere di un uomo navigato, quale Mazzone, sull'improvviso voltafaccia operato dal Lecce in campo. Conoscere le ragioni di un rovescio inatteso, la squadra in vantaggio di due gol, raggiunta e superata, e questo quando si gioca uno dei tanti spareggi salvezza del campionato, quelle partite insomma che non bisogna perdere, perché i punti, come si dice, valgono doppio. Recuperato Righetti e collocato Barbas al suo posto di regista, con Nobile, Enzo e Benedetti a garantire il supporto atletico a centrocampo, il Lecce si era ben presto eretto a dominatore. Complice anche un pasticcetto della difesa cesenate, Benedetti aveva portato in vantaggio i suoi dopo 8 minuti. E alla mezz'ora un inutile intervento falloso del portiere Rossi su Pasculli aveva causato un calcio di rigore trasformato con un secco tiro da Pasculli medesimo. 2-0 fuori casa, un risultato persino superiore ad ogni pronostico e per di più non del tutto immeritato. Il Lecce era piaciuto, i giocatori erano parsi sicuri di sé, tanto che Righetti, al 40esimo, pur colpito al capo da un oggetto piovuto dalle tribune, forse una moneta, forse un accendino, forse un sasso, comunque un gesto sciagurato, non ha voluto esasperare le conseguenze del vile teppismo e se n'è rimasto sportivamente in campo a godersi la prevedibile e quasi scontata vittoria. Dal campo è invece uscito un minuto dopo Antonio Salvatore Nobile, fermato da un infortunio. Sarà un caso, ma proprio dalla fascia su cui Nobile lavorava è venuto il calcio di punizione battuto da Domini, che ha consentito a Leoni di segnare il primo gol del Cesena. E si è andati al riposo, i romagnoli, loro, improvvisamente recuperati alla speranza di un risultato positivo. Sentiamo Domini. Chiaramente siamo stati agevolati che abbiamo fatto il 2-1 prima che si chiudesse la prima parte e quindi questo... Nella ripresa ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo detto ragazzi qua possiamo non pareggiarla, possiamo vincerla. Ce l'abbiamo messo tutto, poi ci vuole un pizzico di fortuna, però io penso che il Cesena ha legittimato questa vittoria perché ha giocato meglio, perché ha giocato al calcio. Il Lecce è una buona squadra secondo me, però ha badato solamente a difendersi e basta. Ed infatti, facendo appello all'italianissimo atletismo podistico, sospinti da un impareggiabile Piraccini, e illuminati dai sapienti servizi di Domini, i cesenati hanno messo nudo i faraginosi meccanismi che rallentano la difesa uomo dei pugliesi, non a caso tra le più perforate. Provenendo dalle retrovie e senza controllori diretti, i difensori bianconeri hanno potuto prendere di mira Terraneo quasi indisturbato. È stato così che lo jugoslavo Josic, libero di ruolo e libero di fatto, ha potuto incornare in gol un pallone calciato dalla bandierina da Holmquist, conseguendo così il pareggio per il Cesena. Ed è stato così che il difensore Leoni ha potuto sorprendere l'intera retroguardia leccese, superando Barbas in dribbling, entrare in area e servire Bordin per il colpo di testa risultato vincente. Un'azione splendida firmata da un ragazzo, Gianluca Leoni appunto, che poco prima aveva altresì realizzato il suo primo gol in Serie A. Diciamo che il gol per me è più importante perché è il primo in Serie A. Dopo fortunatamente sono uscito a mettere sulla testa di Roberto la palla della vittoria, quindi sono doppiamente soddisfatto. Stanzone, per la verità, aveva dovuto rinunciare anche a Benedetti, esso pure infortunato, ma sull'altra panchina Bigon non aveva perso colpi, guardatelo in azione. Okay. E occhio quando vengono su loro, sì, sì, tu e Roberto prendeteli voi quelli lunghi. Sì, sì.